Tu stai vendendo l'anima agli dei oscuri, no, in questo modo, come ha fatto la tua capo prima di te, no, la Simaril. No, innanzitutto non è il mio capo. E come ha fatto la tua capo prima di te, sì, la Simaril. E non è la stessa cosa. Vendendo non è la stessa le cosa. Anime di poveri innocenti. Io posso morire anche con loro, non mi dà fastidio, la mia dea è però sempre qui con me. Non è pronto chi se muori tu, il punto è se muore gente che non c'entra niente. Infatti, perché Belmonte sono... ammazzerà a tutti. No, io sono venuto qua il mio troverete. Uomo perché è un mio uomo, sta vero. Sotto le tu mie tu lo sapevi direttive. Che voleva ammazzare pure Jean, Ross, Jean? Lo sapevi voleva ammazzare pure me? Lo volevi ammazzare tutti? Se lo volevi? Parlare, lo sapevi? Ti dico che gli oscuri verranno puniti. O noi non puniamo la gente che è innocente. Puniamo gli oscuri. Proteggere una persona che è oscura, una persona oscura, significa di come vedi, avevamo, come vedi avevamo birde sotto mano. Noi li abbiamo tolto. E l'avete legato? Noi no. Non l'abbiamo legato noi. Per sicurezza. Parlerò con il capitano. Sua, chissà se gratta il naso troppo forte. E con il capitano ci penserò io. In mano mia, Giovanni, non muoio neanche. Io ho visto. Io ho visto Belmonte, cioè, spazio, spostati Oria, spostati. Noi siamo buoni, non abbiamo fatto. Io ho detto, dedalo, allora te ne vuoi uscire. C'è una lista di persone che muoiono, gli altri non vogliono. Belmonte, non saranno toccati. Gli altri non saranno toccati. A chi? Non vogliono la lista. Tu hai la lista delle motivazioni per cui devono morire? Diamo. Diamo tutto. Abbiamo fatto questo, scusa, deve morire. Per questo armo io non dico. Se succede, fine. Abbiamo la luce. Un mago viene. Abbiamo qualcuno che sa fare luce? Io. Sì. Perfetto, vabbè, nessun altro? No. Sì. Ok, va bene. Varan. Un loro mago. Sì, io posso. Dai, informazione. Aiutate Varan, per favore. Che le prove, antiche. Perché io non permetterò che non ci sia. Sergente. Allora, che sarà un rimasto di qui. Allora, quando mi hanno visto...